Uno dei problemi principali sofferti da molti ciclisti è proprio la regolazione della tacchetta sotto la calzatura, perché il piede è uno degli elementi più importanti nella trasmissione della potenza dal corpo umano al mezzo tecnico. E fino ad oggi la scelta della soluzione per poter regolare la tacchetta è stata molto lasciata alla libera inventiva di coloro che avevano la necessità di fare questo tipo di operazione. Noi ci siamo posti il problema e abbiamo cercato di dargli una soluzione. La prima cosa importante è misurare bene il piede, per cui uno strumento che permette di misurare lunghezza, larghezza e posizione del primo metatarso aiuta a individuare quello che è il punto esatto del piede dove deve passare l'asse del pedale. Seconda cosa è riportare questa misura sulla scarpa e in modo particolare sotto la suola della scarpa. Fino ad oggi tutti i sistemi utilizzati tenevano conto del fatto che si potesse misurare esternamente la calzatura e trovare un punto che fosse un giusto compromesso, però non si teneva conto di come il piede calzava all'interno della calzatura stessa. Il sistema che noi abbiamo progettato ci permette di misurare esattamente internamente alla calzatura qual è il punto esatto dove deve stare il metatarso e di conseguenza dove deve stare l'asse del pedale. Il sistema che abbiamo qui con noi è composto da un piede rovesciato che permette di calzare automaticamente in maniera molto semplice la calzatura e di tenerla ferma. Questa struttura diventa un piccolo banco di lavoro dove è possibile aggiustare e regolare la tacchetta in maniera semplice. Le misure rilevate sul piede vengono poi riportate su questa scala graduata che ci permette di regolare esattamente la posizione dell'asse del pedale. L'asse del pedale viene riprodotta attraverso un raggio laser. Esiste un sistema di regolazione goniometrica della tacchetta. Ogni disco ha la forma esatta di ogni modello di tacchetta in commercio, viene applicato sopra e questo strumento ci permette di misurare distanza e rotazione della tacchetta sotto la scarpa. Ma in modo particolare, come dicevo poc'anzi, la cosa più importante è che la nostra misura del punto di rilevazione dell'asse del pedale viene presa dall'interno della calzatura e non più dall'esterno. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che eludiamo tutti i problemi di calzature che hanno all'esterno riporti in plastica, riporti in carbonio, superfici in gomma che possono modificare quella che è la reale distanza del piede dalla tacchetta e di conseguenza dal pedale.